Il 2013 sembra proprio essere l'anno di Poker Club. Sono davvero tante le novità in casa Lottomatica, che rilanciano alla grande uno dei marchi principali del panorama pokeristico italiano. Dal nuovo software quasi pronto al lancio, alla licenza acquistata oltreoceano in un mercato futuribile come quello americano, ad altre importanti novità che stanno pian piano prendendo forma e nome. Tutte novità che, oltre ai tanti affezionati utenti, fanno certamente felice anche il team pro di Poker Club, come giustamente sottolinea il capitano Alessandro Pastura. Diciamo che Lottomatica continua anche per il 2013 a credere tantissimo nel poker, quindi abbiamo programmato una serie di attività che vanno dal nuovo palinsesto, dal nuovo VIP system che partirà ad aprile, insomma tantissime novità per quanto riguarda il prodotto e l'offerta di gioco. Poi, come hai detto te, abbiamo acquisito la licenza nel Nevada, siamo pronti per operare nel mercato degli Stati Uniti, siamo pronti a un eventuale punto EO. Ci stiamo attrezzando soprattutto con lo sviluppo di una nuova piattaforma completamente sviluppata in Italia, è completamente nuova, quindi con linguaggi, infrastruttura e struttura completamente nuovi e altamente performanti. Ci crediamo tantissimo, stiamo lavorando veramente duro per uscire quanto prima, sia per la versione normale per PC e Mac. A breve uscirà anche la versione per mobile, quindi parliamo dell'applicazione per iPad e per Android. Stiamo testiamo tutti i giorni, adesso in questo momento qua abbiamo 50 persone che testano, a breve aumenteremo a 300 in maniera tale da dare un po' più di carico alle macchine e all'applicativo e contiamo al più presto di uscire sul mercato con una piattaforma. Chiaramente l'Italia, come tutto, per come tutte le attività relativamente al poker, servirà come case history e come strumento test. Il gruppo guarda un po' più lontano, guarda il mercato internazionale, andremo a sostituire quello che era l'offerta di Boss Media con un'offerta completamente italiana. Questo è importante soprattutto per il mercato del lavoro italiano, per tantissime cose, quindi io sono orgoglioso di far parte di questo progetto qua. Stiamo pianificando i live per il 2013, quindi a breve conoscerete la struttura dei nuovi tornei, il nuovo calendario, quindi tantissima roba, come sempre grandissimo impegno, ci crediamo veramente tanto. In questi anni abbiamo usato un po' di pensiero laterale, come si dice in gergo, cioè abbiamo fatto il think different, insomma, con la nostra offerta e altre cose. I numeri ci hanno dato ragione, noi abbiamo mantenuto quota di mercato, siamo anche in leggera crescita, al contrario del trend generale del mercato, quindi un ottimo lavoro fino adesso. Chiaramente ci sono tanti punti su cui si può fare molto di più e migliorare, ma sono sicuro che col lavoro lo faremo. In effetti una delle cose che ha sempre caratterizzato Poker Club è una linea leggermente diversa da quella di tante altre poker room che, come dici te, in questo caso paga, tra cui la linea di confermare già da diverso tempo uno staff di team pro e di friends come Bisciglie o la stessa Pamela, che quindi insomma danno anche un certo affetto, una certa familiarità, no, alla cosa. Sì, diciamo che il corpo di mercato più grande è stato quello di Marco Melai. Marco Melai è il nuovo poker manager da settembre della piattaforma. Marco è una persona di altissima competenza, ha un curriculum professionale da far paura, sia nel mondo gioco che non gioco, quindi è veramente una persona con know-how e skill veramente impressionanti. Per quanto riguarda Team Pro e Friends, sì, diciamo che siamo stati tutti quanti confermati dal gruppo, forse ci sarà qualche sorpresa più avanti. Lottomatica, oltre al business, contano anche tantissimi rapporti umani e tutto sommato le persone coinvolte hanno sempre lavorato bene, hanno sempre fatto quello che gli è stato chiesto, quindi non c'era nessun motivo di non confermarlo.